Buongiorno. Gli applausi sono per te sicuramente, perché sei ormai un leader, sei il primo partito nazionale, sei anche il primo partito in provincia. Avete spopolato per quanto riguarda le ultime tornate elettorali in Sicilia, ma adesso l'ultimo passo lo dobbiamo fare, perché a Siracusa ti aspetta un lavoro grosso di ballottaggio. Sicuramente hai lavorato tanto per portare avanti il nome di Ferdinando Messina. Gli ultimi due giorni come a fare? Gli ultimi due giorni dobbiamo capitalizzare, ecco, un risultato che già abbiamo visto nella prima tornata, quindi dicevi bene, siamo i primi, ma questo perché il popolo, ecco, la cittadinanza riconosce in noi credibilità, riconosce fattibilità, riconosce concretezza come la stiamo vedendo oggi, e quindi in queste 48 ore dobbiamo, ecco, dare a Siracusa, alla città capoluogo, anche un'amministrazione capace di guardare al futuro, capace di evitare le chiacchiere e invece di guardare al fare come noi siamo abituati. Insieme sono convinto che con la squadra di coalizione riusciremo a governare per i prossimi 5 anni e a dare speranze, veramente ce n'è bisogno. Luca, tu ci credi, vero? Io ci credo, non ho dubbi, quindi noi vinceremo sicuramente. Sì, ma anche a livello regionale mi pare che siete stati a metterlo in play. Sì, a livello regionale anche c'è stato un grande risultato. Ovviamente, ripeto, la gente sceglie e sceglie, e dico questo, andiamo tutti a votare perché bisogna essere partecipi del futuro della nostra quotidianità. Ecco, dalla città passa tutto, e quindi io ho fatto il sindaco, ora deputato nazionale, so cosa significa, ecco, essere amministrati bene, ed è necessario che Siracusa sia amministrata. Luca, l'ultima cosa e poi ti lascio a questa bellissima inaugurazione. Perché la gente che tu conosci, Ferdinando Messina, dovrebbe votare Ferdinando, a prescindere che tu sei di Fratelli d'Italia? Perché lo dovrebbe votare a Ferdinando Messina? Perché è uno che ha fatto gavetta, che è uno preparato? Ma guarda, io lo dico con la massima serenità. Intanto perché c'è una coalizione salda, leale e seria, quindi in ogni caso ci siamo dei punti di riferimento. Fratelli d'Italia lo sarà e quindi avrà un programma da seguire. Poi perché comunque Ferdinando ha fatto l'amministratore, quindi è stato un consigliere, è stato assessore, è stato presidente del consiglio, quindi in ogni caso non è uno che si affaccia la prima volta alla macchina amministrativa da guidare. Dopodiché è chiaro che abbiamo un programma elettorale, lo vorremmo attuare, siamo certi che insieme quindi faremo il meglio. Se non farà il coordinatore, in questo caso il sindaco, il coordinatore bene della coalizione, saremo i primi a dire subito: scusa, guarda che stai sbagliando strada e quindi mettiti in carreggiata. Ma io sono fiducioso in questo e quindi sono anche in questo senso capace di dire e far notare quando qualcosa non va. In questo caso dico, noi dobbiamo avere soltanto in questo momento la speranza di poter fare. Se non ci danno, ecco, una mano, in questo caso i cittadini, ad essere governati, non potremo mai dimostrare anche a Siracusa. Scusa, i siracusani sapevano che io ti intervistavo stamattina, anche tutti quella della coalizione, ti posso abbracciare a nome di tutti. Grazie, ciao. Oh. Guarda, guarda, guarda.